Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo su Final Fantasy VII Ever Crisis perché sto per commentarvi in diretta la mia clip delle Brutal Tower, dei piani delle Brutal Tower a partire dal livello 20, dove appunto la sfida inizia a essere un po' più complessa. Fino al piano 19 vi ho già fatto vedere su YouTube, se non l'avete ancora visto nella sezione community, il team con il quale ho rushato tutti i primi piani. Ora invece ci concentriamo sul piano 20 in poi. Piano 20 che presenta praticamente una vecchia conoscenza, ovvero il Gallan Baluar, quello debole al vento, che abbiamo già avuto modo di conoscere in precedenza. Questo è il mio setup, dove ho utilizzato Tifa, Eris e Yuffie. Yuffie con Arcanum Vento, Eris e Tifa invece con setup Bahamut, o per meglio dire con il vestito Bahamut, ma con un setup diverso. Andiamo a vedere nel dettaglio, dove praticamente Yuffie faceva appunto da DPS, quindi 10.670 HP, 4.800 di attacco fisico e 131 difesa fisica e magica, che per questi livelli è più che sufficiente. Come setup il padellone come arma ovviamente principale e l'Arctic Star come arma secondaria per buffare il più possibile l'attacco, visto che comunque non avevo altri tipi di buffer. Tutte le materie, sia qui che in futuro, serviranno solo ad incrementare o difesa fisica o difesa magica, in base alla vostra necessità. Limit ovviamente livello 10 per quanto riguarda Yuffie, e poi successivamente parlando come sub-weapon abbiamo messo tutte sub-weapon che mi permettevano di incrementare la potenza vento, l'attacco e gli HP, dato che l'attacco fisico comunque sia era già cappato. Eris invece è la mia healer, fondamentalmente healer supporto, un po' pesante come setup da giocare perché abbiamo praticamente la Bahamut Rod con però anche la Mithril Staff. Diciamo che questo setup è pesante, però può essere utilizzato perché la Bahamut Rod mette anche difesa fisica mentre cura, quindi se vi serviranno difese fisiche potrete tranquillamente giocare solo con la Bahamut. Se vi servono invece difese magiche dovrete optare comunque o per un altro personaggio o per la Mithril Staff. Anche per lei materie tutte per difesa fisica magica, e per quanto riguarda le sub-weapon abbiamo priorità con healing, HP e buff debuff extension, e la Stream Saber invece che mi serve per pompare un po' l'attacco fisico dei miei personaggi. Tifa invece è il secondo DPS che grazie al costume Bahamut è diventata fortissima. Dove abbiamo le Tiger Fangs come arma secondaria per abbassare l'attacco magico e i Motor Drive come arma principale per i danni di tipologia vento. Anche per lei tutte materie che in questo caso ho leggermente sbagliato, perché ho messo difesa magica, ma vi consiglio comunque di mettere difesa fisica volendo, perché comunque il Gallan Baluar fa danni fisici. E la Limit mi sono dimenticato di lasciare Somersault, mentre invece vi consiglio il Dolphin Punch. Anche per lei sub weapon tutte che aumentano attacco fisico vento, e qui come potete vedere attacco fisico cappato, boost vento di livello 7 che non è altissimo ma non è neanche basso. Per Yuffie stessa identica cosa, boost attacco fisico cappato, boost di livello 7 per quanto riguarda il vento, mentre invece Eris boost healing al 7, che è la cosa fondamentale, e il buff debuff extension a livello 4. Passiamo invece adesso alla battaglia. La battaglia è facilissima. Io ho cercato di giocare tutte le battaglie in auto appositamente per permettere un po' a tutti di giocarsela, non dico facilmente o comunque senza stress, però ho cercato comunque sia di avvantaggiare un po' tutti coloro che giocano anche in auto, perché so che ci sono tanti che giocano in auto anche questi contenuti difficili che non vanno tecnicamente giocati in auto, o per meglio dire non consiglierei di giocare in auto perché è veramente frustrante da un certo punto di vista. Però primo attacco Rush, attacco fisico, quindi pompiamo le difese fisiche con Eris, subiamo il danno, neanche più di tanto, e poi continuiamo ad attaccare. Successivamente continuiamo sempre ad attaccare, qua fondamentalmente non c'è un grosso problema. Qui il nostro avversario mette i sigilli, mette praticamente il blocco sigilli, però come potete notare io faccio molti più danni di quanto lui le riesca a recuperare, quindi è soltanto questione di tempo
per riuscire praticamente a shottarlo e riuscire praticamente a sfondarlo. Qui con Eris sono leggermente in difficoltà, quindi preferisco fare le limit per curarmi, cancellarmi anche il debuff di difesa fisica, rimanere un pochettino alto di HP. Con Tifa ovviamente ho dimenticato la summon Summersault, quindi non posso fare granché. Come potete notare, Yuffie e Tifa riescono a fare abbastanza danni da portare giù praticamente gli HP del mio avversario. Non buffo neanche le difese, vado tranquillamente solo con la cura singola per rifullare Eris, tanto il nostro mostriciattolo qui è lento, ma veramente lento nell'attaccare, e quindi poi successivamente lo riusciamo a buttare giù. Detto questo, è il video per lo stage B20. Io vi ringrazio per essere stati con me e vi aspetto con il prossimo appuntamento con il B21.